Omar Pastorelli, ultimo acquisto in ordine di tempo del Civitavecchia. Io partirei proprio da qui. Sono tanti anni che ti danno vicino alle formazioni civitavecchiesi. Stavolta che cosa è cambiato? Perché hai deciso di sposare il progetto Civitavecchia? Ma diciamo che è stato facile, nel senso che comunque io avevo voglia di cambiare aria e andando via da Tarquinia ho ricevuto la chiamata del presidente, non ho esitato perché comunque questa è casa mia e posso dire solo che non vedo l'ora di iniziare a giocare per questi colori. Qui praticamente conosci quasi tutti, possiamo dire così, tanti compagni di squadra, immagino anche l'allenatore Caputo. Quanto è stato importante questo nella tua scelta? Beh, sì, è stato importante perché comunque vengo in un ambiente che conosco benissimo e comunque tutte persone che conosco da tempo, quindi questa cosa mi ha aiutato. E diciamo che il fattore fondamentale però era la voglia di tornare a giocare, insomma, a casa mia e per la mia gente, quindi sicuramente tutto questo ha aiutato a venire qua. Io ti chiedo anche, con il Covid, quanto è stato difficile non poter giocare a calcio? Ma difficilissimo perché comunque per noi ci ha tolto tutto, perché per giocare a calcio per chi come me lo fa da sempre è fondamentale, quindi diciamo che non vedo l'ora di iniziare più presto. Qui vediamo Ruggero, insomma un attacco Pastorelli, Ruggero, Catracchia non è male, forse è buono anche per la Serie D. Beh, diciamo che sicuramente non si può dire che è male. Sicuramente anche a livello di testa tra me e Gigi sarà dura, però sicuramente ci aiuteremo a vicenda. C'è qualcosa che vuoi promettere ai tifosi visto che sei un Civitavecchiese doc? Ma sicuramente perché per questa maglia darò il mille per mille e lascerò tutto in campo.